Ragazzi, ci vediamo questa sera sul canale Viola, eccolo qua, per la prossima gara di playoff. Non so quale sarà perché devo ancora registrare, però ragazzi, andiamoci a vedere il prossimo video. Ci vediamo stasera! Bella ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video su NBA 2K. Ancora contro Giannino, ancora una difficoltà importante, ancora una sfida devasto. Vi ricordo sempre di lasciare un bel like se vi piace la serie, ragazzi, arriviamo a 1000 like. I 1000 li dobbiamo superare oggi, perché questa è una super sfida, voglio puntare veramente a impegnarmi tantissimo. Mi avete detto in tanti nell'ultimo episodio che forse non mi sono impegnato più di tanto singolarmente. Dovevo impegnarmi di più, magari piuttosto fare i primi quarti un po' più rilassato e magari poi tryhardare malissimo verso l'ultimo. Vedremo, vedremo ragazzi, però ovviamente. Allora, iscrivetevi perché stiamo arrivando a 80K, sarebbe bellissimo. Poi il like, ragazzi, sempre per boostare. Poi ci vediamo sempre sull'altro canale anche, ragazzi. Di solito la sera alle 20:30 e vi ricordo che con Amazon Prime vi potete abbonare gratis e far parte di un gruppo fantastico e in più supportarmi e farmi continuare a fare questo lavoro che è il mio unico lavoro, ma forse ne parleremo in un video a parte. Ma startiamo subito perché questa volta siamo in casa e indossiamo la City Edition per fare ancora più male, per essere cattivi. City Edition e si vola. City Edition, si confondono un pochino le maglie, ma non più di tanto, riesco a vederlo tranquillamente. Non è una partita di calcio dove c'è il campo verde, si vede tutto. Noi siamo abbastanza più chiari, quindi inizia la partita, ragazzi. Concentriamoci adesso perché dobbiamo cercare di non fargli fare nemmeno un punto. Qua subito Graham. No, chi è Monk titolare? Monk titolare, Miracle. Doppio crossover per Miracleman, che poi forse si danneggia da solo. La palla dall'altra parte per Monk, che è liberissimo. È la piazza! Ma dopo un'ottima partita, il finale è completamente da dimenticare. Boom! L'alley-oop di LaMelo! Attenzione, perché questo potrebbe chiudere qualsiasi prospettiva. 63 punti! Altro timeout. Attenzione, Miracle. Era la sua mattonella, porca miseria, l'ha sbagliato. Gianni da tre ancora. Ma stiamo scherzando. Ma poi con me, che aveva la mano in faccia. Tripla di Portis ancora. Lo sapevo che forzavano. Lo sapevo. Bravissimi, bravissimi, tutti i green release. Ma qui? Però non lo so. Porca puzzola, insabbiata. È ancora Portis, ancora libero. Questa volta sbaglia. Miracle la tiene e dorme. Dorme sulla palla, Miracle. Non è stupido. A 33, ragazzi. Rosier dice: passamela, frate, col cacchio, bello. Col cacchio che te la passo. Ce la giochiamo fino all'ultimo secondo qua, bello. Vai, 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 vai. Porca miseria, che culo, stoppata però. Perfetto, hanno 16 secondi per piazzare una tripla. Tutti sono su Chris Middleton, sono appiccicato, ragazzi. Sono appiccicato a Chris. Loro vogliono la tripla, perché giustamente se piazzano un tiro da due serve a niente. Ci prova Holiday la piazza. Ma ci rendiamo conto, ragazzi? Ma ci rendiamo conto? Non è possibile. What? Non ci credo, ragazzi. Prima e ultima volta probabilmente che mettiamo l'arancione, ma è giusto proprio per apparire di più e per fargli vedere cosa sappiamo fare. Maglia storica per far vedere che Charlotte è viva ancora.
Nonostante queste due sconfitte, adesso basta. Adesso basta, ragazzi. 2 minuti e passa di gioco, solo 2-2, per farvi capire come stanno difendendo le due squadre. Da, vola Miracle Man. E questa è cattiva. Ciao Chris. Non è facile superare Varaia in questo momento. La palla dentro per Bridges. Miracle e Bridges sono una coppia incredibile alla layup. Stiamo facendo delle grandi difese, ragazzi. Questo è. Ci sono grandi difese. Carry. Ma perché non l'abbiamo messo prima Carry su Gianni? Oh. Ecco. Vabbè, ma se adesso non era contro Carry. Ma ragazzi, mamma mia, ma perché non l'abbiamo messo prima? Ci ha provato qua Lopez. Ci ha provato. Mamma mia, che difesa da parte di Washington su Giannino. Attenzione. Miracle adesso. Dobbiamo cercare di giocarcela alla grande. Oh, già raddoppio, ok. La Melo, oh, Miracle. Bello questo. Mamma mia, che scambio. Miracle Man disintegra Gianni. Però questa volta noi stiamo facendo fare veramente ancora meno punti a Middleton. Sto lasciando la difesa ai ragazzi, non sto aiutando più, e quindi Middleton difficilmente rimane libero. Appena detto. Però la palla va dalla parte di Miracle Man. Ciao. È finita per Middleton, non la partita. La partita ormai non lo dico più che è finita, perché ho già fatto l'errore 2 volte. Mi fanno uscire ancora, ragazzi. Il mio giocatore è stanchissimo. Sta facendo troppe partite una di fila all'altra. C'è bisogno un attimo di staccare qua. Ho passato gran parte di queste ultime partite in panchina, davvero. Vediamo un po' come va avanti. Speriamo di fare bene, sicuramente. Ti sta bene, porca miseria. Continuano a provare le triple per recuperare questo risultato. E le piazziamo noi! Allora, sesto di Gianni. Sfondamento su Miracle Man. Subisci sfondamento su Gianni. Finita. Gianni fuori. Dentro di Jay Wilson. Per farvi capire la situa. Oh, pump fake. Disintegrato Middleton. E poi la piazza Miracle. Il pump fake che disintegra Chris. E chiude completamente la... Finalmente. Un po' stanco, distrutto Miracle. Sicuramente queste sono state le... che stress, ragazzi. L'ho rifatta subito, perché ero nervoso della sconfitta di prima. Ragazzi, La chiudiamo. 101-84. Completamente chiusa. E si vede quanto è servito lasciar fuori Gianni con quella cosa che abbiamo fatto, incredibile, di subire blocco in quel momento inaspettato, ragazzi. Però palla loro per gli ultimi 12 secondi. Miracle va in raddoppio su Holiday. Ce ne freghiamo completamente di marcare tutti. E infatti poi Chris sbaglia lo stesso per la grande difesa. No, non ci credo. Finisce così. Vanno in finale Charlotte. Peccato non a casa loro. Il pubblico completamente, ecco, zitti tutti, si stanno abbracciando. Però ragazzi, che lavoro, si va alle finals. Anzi, non potete capire quanto è stata sudata, lo stress, l'impegno in difesa. Come fai a far fare 84 punti a Milwaukee? L'impegno in difesa. Siamo, ragazzi, i campioni della Eastern Conference.
Eccole qua. Sì. Scusatemi, è 4-1 New Orleans, 4-0 Lakers, 4-0 Clippers. Però non facciamo la cagata di dire ah facile, 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 e poi lo prendiamo dove sappiamo. Quindi ragazzi, stiamo tranquilli, giochiamocela, perché Luca sbaglia davvero poco. Stessa cosa vale per Porzi, perché può tranquillamente tirare da fuori quando cacchio vuole. E quindi non sarà una partita facile, ma come al solito e come dico sempre, in rotazione possiamo averla meglio durante la rotazione. Io vi saluto ragazzi, grazie a tutti per aver visto questo video e ho dovuto fare tutte e due le partite di fila, perché veramente non mi andava giù la situazione, non mi andava giù per come avevano ribaltato nella partita precedente. Quindi ragazzi, un casino di stress in questa in questa finale di conference, che poi ci porta alle finali. Niente, non ho parole. Una parola è stata veramente... Oh. Al prossimo video. Bella.